la vedi passare in senso verticale, capite? Non orizzontale, che sarebbe stato assai più igienico per lei. Non potevo avere la certezza che non avreste ucciso anche me. Effettivamente io stavo prendendo in considerazione l'ipotesi di uccidervi. Che piacere vederti. Ti presento il signor Glanville. È un regista cinematografico. No, un regista? Sorrida, cara. Tesoro. Non mi spingere. Grazie. Veramente splendido, un diamante che dovrebbe valere come minimo 20.000 sterline. Sì, ed è stato rubato. Bene, ho ritirato quella copia e l'ho mandata per raccomandata alla Lady Mason. Avevo un astuccio con il nome del suo gioielliere e ho preparato un pacchetto che sembrava fatto proprio da un professionista. E poi ho impegnato l'anello vero. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Quando arrivò in ufficio, la mattina seguente, Archie Cooper trovò la signora Zandul che lo stava già aspettando. Ora avete capito perché non intendo ricevere onorari. Signorina Miller? Tenendo sotto l'ascella non so che oggetto avvoltolato nel numero 223 delle notizie di borsa, Sasha Smirnov. Che movimento, che espressività, guardate! Ma sono tutte cose che intendo benissimo. Non offriamo quello che certo carissimo! Okay. L'unico mio rammarico è che non abbiamo il compagno di questo candelabro! Dopo lunga ponderazione, gli sovvenne alla mente un suo buon amico, l'avvocato Uppoff. Salve, amico mio! Esclamò trovando l'avvocato in casa. Appunto te cercavo! E roba che giusti diavoli vanno a scovarla! Ma è stupefacente, entusiasmante! Ecco però, fratello, ogni volta di via il tuo regalo, io non posso accettarlo! Ecco, porterò questa sera questo candelabro a Saskin, il comico! Quella canaglia! Finito lo spettacolo, il comico si strinse nelle spalle, spalancò le braccia e disse: ebbene, dove l'andrò a ficcare questa sconcezza? E allora voi, signore, vendetela! Gli consigliò il parrucchiere che veniva vestendo il comico. Qua nei sobborghi c'è una vecchietta che fa raccolta di marmi antichi. Andateci! Chiedete della Smirnova, la conoscono tutti! E nel gabinetto si precipitò Sasha Smirnov e gli sorrideva. Per vostra buona ventura abbiamo trovato il compagno del candelabro vostro! Signor Parker,
è stata colpa mia. Un automobilista pirata le ha messe sotto il tram giù sulla strada. È successo 6 anni fa, quando la mia bambina ne aveva soltanto 5. Ho il diritto di serbare qualcosa. Mi occorre un volontario tra voi. Si calmi e segua esattamente ciò che sto per dirle. Non ho bisogno di calmarmi. Io. Sollevati! Il giovane che l'ipnotizzatore aveva fatto addormentare saliva ancora. Continuava ad obbedire all'ultimo echeggiante comando. Sollevati! Sollevati! L'imponitore, gli occhi fuori dalle orbite, guardò su e vide che l'equilibrista oscillava gravemente sul filo. Vieni giù, Frank! Vieni giù! Urlava la folla. Finché raggiunse la cima degli alberi più alti, finché superò gli alberi ed ascese nel morbido chiaro di luna d'ottobre. Quelli che rimasero a guardare videro la sagoma del giovane salire, finché non fu nulla più di un esile punto, un granellino di cenere lontano che scivolava verso la luna, poi disparve del tutto. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, vado piede in su, vado piede in giù, giro mi rigiro sempre pezzo e buon. Chi manda il dottor Bachmann? Lei è la signora Violante? Sì, sono io la signora Violante. Venga, prego. Voglio dire fin dall'inizio che la signora Violante mi apparve senza possibilità di errore una vedova inconsolabile. Quasi ogni giorno ella mi intratteneva nel suo salottino piangendo con piccoli sussulti o per mostrarmi sempre nuove fotografie. E forse era più bella, ecco. Mi sembra di averlo ancora qui, caldo, il mio Rudy. Confronti. Lorsque je t'aimais tant, au pays merveilleux. Un capogiro, dottore, cosa dovevi di più? Ecco, non era una grande altezza, ma andò giù con la testa. Comando! Ma che apparente! Beva, beva, beva. Dio mio, beva. Dio! Così, così, brava! E un altro, ancora un altro, basta, basta, dottore! Subito, gira! Ecco, ecco! Che m'hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No! Stava
seduto sul bordo d'un paravetto e guardava il panorama con il suo canocchiale, sporto in fuori. Indietro lo spintone! Giù! Grande Luna Park di Atlantic Beach, notte era una città fantasma fatta di ombre e di silenzio. Nel suo super museo delle cene, Bob Davis stava preparando la sua collezione di assassini celebri e rispettive vittime per la prossima stagione. Circa due ore fa, cioè? Il tuo vecchio amico, Mal Foster, è evaso. Foster? Evaso? Già! Non ammazzatelo! Non ammazzatelo! Se lo prendete vivo, andrà sulla sedia elettrica ed il mio nuovo gruppo sarà ancora valido! Va bene, Pop! Non ti agitare! Non mi costringere ad ammazzarti! Usare questo tono con me, sai, Foster! Altrimenti ti chiudo per una settimana nel riposino! Ma non hai scampo, Fossa! Non hai scampo! Ma vieni, mettiti qui al tuo posto, eh? Qui, bravo! Qua, Fossa, qua, sulla tua sedia elettrica! Bravo! Ma sembri un re sul trono! Di te sta sognando di essere leader, capirà? Proprio così, Mark, stai sognando. È quasi mezzanotte. Sei legato sulla sedia elettrica. Non sopporti l'idea di dover morire, perciò sogni di essere maso, di essere libero. Ma non è te. Lavorare con voi sarà un'estate eccezionale!